Ciao amici del Laboratorio Artistico, oggi voglio creare con voi un po' di cornicette e di bordi creativi. Questo giochino che vi propongo oggi serve per sviluppare la manualità fine, come sempre, ma anche la capacità di abbinare i colori e le forme semplici e decorative, quindi non figurative. Io adesso sto piegando il mio foglio. Per formare tante striscioline, potete fare anche delle strisce con la matita e la squadretta. A me piace piegare così perché così almeno non rimane la riga. Adesso io seleziono dei colori, per esempio partendo con i colori freddi, facciamo delle forme semplici e stilizzate. Possiamo utilizzare, per esempio, lettere, numeri, forme geometriche, quindi quadrati, tondi, pallini. Io qua ho fatto una X e aggiungo nella mia striscia, nel mio bordo decorato, quello che mi viene in mente finché sono soddisfatta del risultato, quindi posso riempirlo finché voglio. Io adesso lo farò con i pennarelli, volendo potete anche utilizzare altre tecniche, quindi magari che ne so, poi colorare all'interno dei quadratini con le matite colorate, per esempio, insomma, potete trovare facilmente delle varianti. Io adesso provo ad utilizzare i miei pennarelli in modo da fare degli abbinamenti tonali. Cosa vuol dire? Vuol dire che io utilizzo valori più chiari e più scuri di un certo colore, per esempio azzurro, celeste e blu, rosa, lilla e viola. Vedrete che facendo così la parte, diciamo, cromatica, quindi la parte estetica del colore sarà molto piacevole. Poi potete anche cercare di fare altri abbinamenti, cioè mescolando in maniera più casuale e poi osservando alla fine per vedere cosa è venuto meglio, se l'abbinamento tonale pensato è venuto meglio di quello invece magari casuale. È molto divertente fare questo tipo di prove per sviluppare la capacità estetica di ogni persona. Allora, io vado avanti a provarne un bel po', vi consiglio di provarli perché è molto divertente, potete utilizzarli per decorare i vostri disegni, per decorare i vostri quaderni, il diario, insomma, quello che volete. Adesso è estate, quindi io lo propongo come giochino estivo, secondo me è molto divertente e molto rilassante. L'ultimo consiglio che vi do: cercate di mantenere un certo tipo di equilibrio. Quindi attenzione al ritmo, cioè se io faccio questa spiralina, per esempio, cerco di farle più o meno nella stessa distanza, più o meno grosso uguali, e poi aggiungo altri elementi mantenendo sempre per ogni elemento un certo ritmo. Così si crea un equilibrio piacevole e divertente e anche, attenzione, anche rilassante da fare. Questo esercizio può facilmente inserirsi negli esercizi di arte terapia, considerati come esercizi rilassanti e che liberano la mente, perché effettivamente questo fa questo tipo di esercizio. Va bene, io continuo a divertirmi, continuo a riempire il mio sketchbook. Vi ricordo che il nuovo sito www.scuolaearte.it vi aspetta. Aspetta soprattutto gli insegnanti e i genitori che vogliono fare arte con i bambini. Per gli insegnanti ci sono dei programmi di arte immagine specifici per la scuola. Io vi invito ad andare a vedere, a registrarvi al sito, ci sono anche tanti contenuti gratuiti. Ciao a tutti da Carla, alla prossima, buona arte a tutti voi!